La chirurgia complessa, estrattiva, ricostruttiva o parodontale non è scevra da rischi o complicanze. Vorrei rendervi compartecipi di una importante complicanza, esito di una pregressa estrazione di un terzo molare, di un dente del giudizio con un'ampia cisti odontogena. L'immagine radiografica mostra l'ampia lesione di un paziente giovane, peraltro un collega odontoiatra, il quale giunge alla nostra osservazione perché manifestava un qualche disagio in quella zona. L'analisi tridimensionale mostra l'entità dell'erosione della parete corticale linguale e il rapporto di contiguità tra la lesione cistica e la struttura anatomica più sensibile nel nostro distretto di interesse specialistico, cioè il nervo alveolare. E la parte più complessa dell'intervento sarà proprio quella di individuare il corretto piano di clivaggio tra la lesione cistica, appunto, e il nervo alveolare. In sedazione cosciente e anestesia locale si solleva un lembo mucoperiosteo mediante un'incisione distale di svincolo, quindi un'incisione intrasulculare che coinvolge il secondo molare, il primo molare e uno svincolo verticale mesiale. Quindi con uno scollo periosteo si accede alla struttura ossea e mediante strumenti rotanti, in questo caso piuttosto aggressivi sul versante vestibolare, si effettua una ostectomia per poter accedere alla corona dell'elemento 3.8. Quindi si effettuerà una osteotomia e una odontotomia mediante una fresa troncoconica fessura. Esistono anche altre modalità, come ad esempio la chirurgia piezoelettrica, ma in questo caso si prediligo questa modalità per una maggior rapidità nell'effettuare la odontotomia, e che prevederà la rimozione della corona in due porzioni e quindi la rimozione della ampia lesione cistica, che in questo caso prevederà l'utilizzo di punte specifiche ultrasoniche non aggressive, come potete appunto osservare. Una volta rimossa l'ampia lesione cistica, si rimuoverà la porzione di radice residua e quindi a questo punto si osserverà e si valuterà attentamente se tutta la ampia sacca cistica è stata completamente rimossa o meno. L'ultima tappa dell'intervento prevede il riempimento di questa cavità con, vedete, numerose, 6 in questo caso, membrane in CGF. Quindi si sutura il lembo. L'intervento è un intervento che, se eseguito correttamente con le giuste manovre, in circa 30-40 minuti si esegue. Quindi attraverso una serie di punti staccati e punti a materassaio orizzontali l'intervento è completato. La prescrizione farmacologica ha previsto i seguenti farmaci: antibiotico, cioè amoxicillina con acido clavulanico per i 6 giorni successivi, un FANS, ibuprofene, poi è stato prescritto anche del cortisonico, in questo caso betametasone, compresse da 1 mg 4, 3, 2, 1, quindi a scalare dal giorno successivo. Il cortisonico era stato peraltro somministrato per via endovena durante l'atto chirurgico. Quindi è stato prescritto del protettore gastrico, omeprazolo, e sciacqui dal giorno successivo con clorexidina allo 0,20. Oltre a tutto ciò, è molto importante effettuare anche delle raccomandazioni cliniche in termini comportamentali, cioè di stile di vita, ma soprattutto in termini di dieta appropriata, che non può che essere dieta soffice. A distanza di 6 giorni esatti dall'atto chirurgico ricevo una telefonata nella quale il paziente mi riferisce che, avendo avuto un decorso particolarmente favorevole, senza alcun tipo di sintomatologia e con un minimo gonfiore, aveva fatto una sciocchezza, e cioè incautamente aveva morsicato un cibo duro, come mostra l'immagine che mi ha
inviato una caruta col gruppo frontale, quindi generando una forza elevata, e l'esito, come si può osservare dall'indagine radiografica tridimensionale, è stata una chiara frattura in corrispondenza del ramo corpo mandibolare omolaterale. Che fare a questo punto? Assieme alla amica collaboratrice dottoressa Simona Mazzoni abbiamo immaginato di effettuare subito un bloccaggio intermascellare che ha comportato in questo caso per 4 settimane e un'alimentazione a questo punto molto forzata, assolutamente obbligatoriamente liquida, con grandi disagi per il paziente, naturalmente per il team, per il dispiacere di questa complicanza.